Mi trovo nella cucina dei Gogliardi e perché? Perché sono venuta a controllare che tutto sia in ordine, che tutto stia cuocendo a puntino, perché il mio ospite di questa sera è un personaggio di peso. No, è dimagrito ultimamente, non è di grandissimo peso, ma è di peso specifico perché è un politico, è un parlamentare. Abbiamo niente meno che Mino Taricco, il buon Mino, che dovrebbe aspettarmi di sopra e io spero che sia nel frattempo arrivato. A me qui sembra tutto perfetto, pronto per lui. Carissimo Mino, ciao, benvenuto. Ciao. Ma che piacere, tu sei molto romano ancora, certo, vedo. Certo. Poco vestito. A tavola con Mino Taricco, non mi era ancora capitato, è la prima volta, vero Mino? Prima volta. Eppure, se pensi, noi ci conosciamo da tanti anni. Io ero... Tanti. Il tuo ufficio stampa, quando tu eri presidente di Conf Cooperative. Se lì andiamo indietro 30 anni. Vedi, è passato proprio di tempo, è passato parecchio. Sì. Però tu 25 sei sempre... anni, 25 anni. Non diciamone troppi, per favore, se no poi sono, si fanno i conti. Sono già un bel pezzo. Poi si fanno troppi conti, per te può andare bene, ma per me che sono una donna, sai. Mino, d'altra parte... Siamo molto vicini come età, devo anche dire. Ci divide poco tempo e siamo giovanissimi. Siamo nella seconda giovinezza. Certo. No, mettiamola così. Però tutto sommato, insomma, non è andata così male. Tu sei riuscito a realizzare anche degli obiettivi che in fondo ti eri prefissato e poi li hai raggiunti. A te è sempre piaciuta la politica? Non è sì, in realtà non è che io avessi prefissato grandi cose, è successo. Però ti piaceva? No, mi è sempre piaciuto occuparmi di questioni di carattere generale, mi è sempre piaciuto, come dire, cogliere i problemi nel loro insieme e questo mi ha portato a occuparmi di tante cose, ma devo dire che non è che c'era... nessun progetto, nessuna aspettativa Intanto particolare. Intanto è carina una cosa, tanti parlano, Mino Taricco da Sant'Albano Stura, vero, ma non sei nato a Sant'Albano, tu no. Sei braidese. Io sono di Narzole. Sono di Narzole, sono nato nell'ospedale di Bra, allora si usava che la registrazione veniva fatta nel luogo fisicamente dove eri nato e quindi io sono nato a Bra. Sei nato a Bra, però la tua famiglia era di Narzole. Io ho vissuto 20 anni in una frazione di Narzole, San Nazario, una frazione a 4 km dal paese, quindi il paese lo conosco pochissimo, perché io vivo nella frazione. E sono vissuto lì 20 anni, fino a 24 anni praticamente. Poi mi sono sposato, ho sposato una ragazza di Sant'Albano Stura, allora lavoravo a Fossano. E quindi Sant'Albano era lì attaccato. Era più comodo, per cui ti sei sposato e sei diventato un abitante di Sant'Albanese, si dice. Sì. Sì, ma mi risulta che quest'anno tu abbia avuto anche un premio come sì, Sant'Albanese fuori dalle mura. Sì, Sant'Albanese fuori le mura. È una cosa carina, sono tra i tanti riconoscimenti, quello a casa tua ha un sapore diverso, nel senso che non è così scontato che nella propria comunità si ottenga. Cosa consisteva questo premio? Ti hanno dato una medaglia, una coppa? Diciamo è un riconoscimento in sé, una pergamena. Ecco, una... e l'hai messo da qualche parte in casa? Sì, ce l'hai ben sì, esposto? Nel mio studio c'è una teca con col premio dentro. Quello ha un valore, come dicevi tu, particolare. Sì, un bel riconoscimento. Tu hai fatto anche vita amministrativa locale, no? Sì, anche a io ho fatto 5 anni, parte come consigliere comunale, parte come assessore, ma dal 90 al 95, quindi sono insomma, tanti un po' anni di fa. Anni fa. Ecco. Tanti anni fa che però sono serviti, perché in fondo fare palestra per imparare ad amministrare e quindi fare poi un eventuale salto in politica, io credo che sia importante. Io credo sia molto importante, in realtà poi, almeno nel modo con cui ho vissuto io le cose, è capitato che in quel momento per tutta una serie di vicissitudini quella opportunità, responsabilità era utile da assumersi e ho fatto quell'esperienza che è stata sicuramente molto formativa.
non cercata, capitata quasi per caso, perché ci fu tutta una vicenda legata a un inceneritore per residui tossico-nocivi contro il quale io guidai un comitato di salute pubblica che ne bloccò la realizzazione e portò l'azienda che allora voleva fare quello a rivedere tutte le strategie. Sei stato un attivista. E quindi quella roba lì poi mi ha portato abbastanza, mi hanno chiesto poi diciamo l'amministrazione uscente di candidarmi con loro, l'ho fatto, ho preso tanti voti e quindi poi è iniziato di lì quel percorso. E quindi tu hai sempre preso parecchi voti, poi ne parliamo, ma c'è Aldo che ci sta aspettando anche questa sera. Allora, devi ordinare qualcosa, vuoi carne o pesce? Pesce. Pesce. Del fritto di pesce. Beh, io ho visto che il nostro ospite è in linea perfetta, fatto un po' di restyling, ha cominciato a farlo sportivo, certo, perché poi in fondo quello funziona, io non sono sportiva, però allora devo trattenermi un po' a tavola. Per cui direi che rimarrei sul pesce, perché così vado in sintonia con l'ospite, ma farei un carpaccio di tonno, un pochino più leggero del fritto. Bere, cosa gradisci? Oh, un goccio di bianco, ma dell'acqua gasata. Per me solo acqua gasata che va benissimo, grazie. Un bicchierino con un proprio, bevo proprio solo per il gusto, ecco. Possiamo anche consegnare questo. Grazie mille. Grazie, Aldo, a dopo. Allora, torniamo a noi, quindi grande impegno fin da subito, perché ti sei trasferito a Sant'Albano, ma hai cominciato subito a darti da fare, ti sei messo in evidenza proprio per la tua disponibilità. Diciamo, le prime cose che ho fatto quando mi sono trasferito a Sant'Albano è che allora quasi subito avevo cambiato lavoro e mi ero messo a fare l'agricoltore dopo qualche anno e il parroco e cominciai a giocare nella squadretta locale di calcio, le prime cose che ho fatto diciamo così di valenza pubblica, e poi il parroco mi chiese di fare catechismo ai ragazzi di terza media, che era un'avventura che non avevo mai fatto nella mia vita. E quindi hai fatto il catechista? Per 3-4 anni ho fatto il catechista, è stata un'esperienza straordinaria, perché proprio io ero lontano anni luce da un'idea di quel genere, ho fatto quello e poi ho fatto l'animazione con i giovani, quindi in conseguenza di quell'esperienza lì abbiamo avviato un progetto di animazione culturale giovanile. Senti, oggi si parla tanto dei giovani che non hanno più valori, dei giovani che non hanno più iniziativa, dei giovani che non hanno più forza e progettualità. Tu che hai vissuto quell'esperienza dei giovani di tanti anni fa e i giovani di oggi, tu li vedi veramente così, una generazione un po' allo sbando? Ma io credo che i giovani allora come penso adesso abbiano soprattutto bisogno di persone che credano in loro. Poi quindi non è cambiato nulla. Poi tirano fuori il meglio, ecco. Il problema è che in questo mondo qui il rischio che corrono tante volte è che nessuno si accorga che loro ci sono, ecco, che le cose così come sono combinate rischiano di essere, come dire, di ignorarli. E come la politica oggi che fate a Roma, è una politica che guarda i giovani? Sì, si stanno facendo un sacco di cose, sia sul fronte occupazionale, sul fronte della formazione, sul fronte dei percorsi scolastici, che poi uno può riuscirci o meno, ma l'ambizione è quella di fornire loro un contesto più accogliente e fornire loro strumenti maggiori per affrontare le sfide che il mondo mette di fronte a loro oggi. Oserei dire però che questo tipo di percorsi sono percorsi che non si giocano su un piano normativo, ecco, cioè qui ci sono, dal mio punto di vista, questioni di funzionamento della società nel suo complesso. Funzionamento vuol dire: se noi abbiamo dei ritmi di lavoro che fanno sì che i genitori sono impegnati tutto il giorno e non ci sono a e casa, non badano più ai figli. Se abbiamo uno stile di vita che non crea più gli spazi per l'incontro e il confronto dentro la famiglia, e purtroppo complice la televisione, i computer, i social e tutte queste robe qui, il rischio è che uno fa 3.000 cose, non so quanto fondamentali per la vita, ma non ha più le occasioni, i luoghi per confrontarsi, per incontrarsi, per ragionare sulle questioni e soprattutto per vivere anche delle esperienze insieme, di fare delle cose insieme. Io credo che i giovani abbiano bisogno innanzitutto di questo, cioè almeno per me, per le esperienze che ho fatto io, le cose importanti sono poter vivere dei momenti insieme, poterti confrontare, poter avere uno spazio accogliente. Ecco, questo l'hai sempre detto ai tuoi figli, tu hai Pietro e Giulia, no? Sì.
Due ragazzi. Sempre detto, diciamo che con i miei figli credo di aver fatto come tutti gli errori possibili, ecco. Come facciamo tutti. Perché poi un conto è conoscere le cose intellettualmente, un conto è quando ti capita essere consapevole che è in quel momento lì che ti giochi la capacità di fare quello che sarebbe giusto, ecco. Diciamo che spero che ce ne siamo accorti sufficientemente per tempo, che era necessario recuperare tutta una serie di spazi, di luoghi e di occasioni. Oggi ho un bellissimo rapporto, abbiamo con mia moglie un bellissimo rapporto con i figli, quindi, che ovviamente hanno la loro vita con tutte le loro complessità, con tutti i loro casini, quindi, però è anche molto bello, ci si confronta, ci si ragiona insieme. Io credo che a me è successo certe consapevolezze al posto che averle quando i figli hanno 15 anni, uno le avesse quando ne hanno 5 o 6 o 4 o 2, probabilmente sarebbe meglio. Ecco, diciamo che purtroppo a noi è successo così, che molte cose le abbiamo vissute in quegli anni, molte cose le recuperi in termini di consapevolezza. Dopo? Dopo, devo dire anche che nella nostra famiglia la persona più presente, più in rapporto stretto con i figli è sempre stata mia moglie. Io purtroppo tu, complice... Tua moglie è Francesca, no? Si chiama. Sì. Ecco, Francesca, come vive questa tua passione per la politica, per l'andare a Roma? Insomma, non è facile gestire un ménage familiare con una persona così impegnata come sei tu, perché poi tu ti spendi. Ecco, noi l'abbiamo sempre visto, tu sei quello che va alle riunioni alla sera anche sul territorio, dopo essere stato a Roma. Certo. Tu sei la persona che dà molto ascolto alla gente, quindi... Io credo allora, mia moglie sicuramente lo vive con grandissima fatica, con tanti momenti in cui si farebbe una scelta di percorsi diversi, nel senso che preferirebbe che fossimo dentro un'altra vita sostanzialmente. Dopodiché ha sempre condiviso queste scelte che ho fatto. Il fatto di condividerle non vuol dire di viverle con leggerezza sempre. Come a Roma viene tua moglie ogni tanto? Mai? È venuta un paio di volte all'inizio, ma se uno vive l'esperienza parlamentare stando dentro le questioni, a Roma non è che c'è del tempo. Cioè, coloro che riescono a vivere Roma è perché vivono meno il Parlamento, ecco, cioè, lì devi fare una scelta. Noi abbiamo riunioni tante mattine che partono alle 8:15, 8:30 del mattino e vai avanti fino alle 8:30, 9 di sera. Quindi non è... Io con mia moglie è venuta 2 o 3 volte. Siamo in pizzeria, nel ristorante, quindi ogni tanto uno si lascia anche un po' andare alle battute. Tu sai che c'è un tuo collega che ha detto che a Roma c'è tanta gnocca. Tu l'hai vista questa? Devo dire che qui come a Roma vedo un sacco di belle persone, per anche cui qua, assolutamente. Non soltanto il tema non è che uno andrà fino a Roma per trovare delle belle persone. Quindi. Detto questo, per quella che è la mia esperienza, come dire, di tempo da dedicare a questo tipo di percorsi, ne ho visto ben poco. Ecco, se uno si vuole impegnare a far bene, seriamente, il suo lavoro Tre giorni e mezzo che uno va a Roma non stacca mai. Quindi si sta dentro Cioè il problema è che il Parlamento, diciamo, si tra lavora. Commissioni, io sono in Commissione Semplificazione, in Commissione Agricoltura e poi l'Aula, tra le riunioni di commissioni, le due commissioni, assemblee di gruppo per decidere le cose da fare, lavoro in aula, tu entri al mattino alle 8:30 ed esci la sera tra le 8 e le 9:30. E sarei anche un po' stanco. Magari. Dopodiché hai, normalmente, quando esci la sera andare a mangiare un boccone, perché... e poi hai da rivederti le cose per il giorno dopo. Quindi il tempo per le distrazioni, insomma, non è che sia così. Se fai questo lavoro non ne hai tantissimo. Ecco, ecco. Cioè, quindi la tua settimana tipo com'è? Quando parti in genere? La mia settimana tipo è, se ho la riunione qui sul territorio anche il lunedì sera, parto il martedì mattina, a seconda del, diciamo, impegno che ora sono a Roma, o prendo il treno delle 5:50, il Frecciarossa delle 5:50, che vuol dire che devo alzarmi alle 4, o prendo quello delle 7:50 che mi alzo alle 6, il martedì mattina. Se non ho riunione il lunedì sera, parto normalmente o alle 6 o alle 7 del lunedì sera, o alle 18:19, e vado giù la sera, in modo che al mattino sono già a Roma, posso rivedermi le cose. Così puoi anche iniziare più presto. Poi rimango a Roma martedì, mercoledì e giovedì, e quindi o giovedì sera o venerdì mattina poi rientro qui sul territorio. Rientro sul territorio, normalmente il venerdì metto
tanti incontri che mi vengono richiesti da associazioni, enti, comuni, sindaci che hanno problemi, questioni da sottopormi. Io faccio l'elenco durante la settimana, quando so come sono messo con gli orari, normalmente al mercoledì, che telefoniamo a tutte le persone, combiniamo e giro la provincia, nel senso che io magari faccio 2-3 riunioni a Mondovì, poi vado ad Alba, faccio 2 riunioni, poi vado a Bra, faccio 1-2 riunioni, ecco, a Fossano, e quindi giro in queste robe qui. In movimento anche sul territorio provinciale. Il venerdì normalmente è così, il venerdì sera nella media 90 su 100 faccio riunioni in giro in cui spiego le leggi, spiego cosa sta capitando, perché abbiamo fatto certe cose e raccolgo critiche, osservazioni, suggerimenti, quello che è da parte delle persone. Ecco, questo è importante. Certo. Perché per me è sempre stato vitale perché da una parte mi aiuta anche a cogliere il clima, cioè a capire se le persone, al di là di quello che pensiamo noi e che spieghiamo noi, sono convinte che quello che stiamo facendo è giusto, non è giusto, funziona, non funziona, via discorrendo, perché lì viene fuori, cioè se tu puoi essere convinto di aver fatto tutto giusto e se la gente non l'ha capito, gli riesce a spiegarglielo, è un problema. Cioè, io mi ricordo quando facemmo quel provvedimento di riforma della Banca d'Italia, che fu spiegato che noi avevamo regalato 7 miliardi e mezzo alle banche, e io feci una serie di assemblee in giro, a cui partecipavano moltissime persone, dove quando gli spiegavo in realtà com'era fatto il provvedimento, ci diceva ma non ce l'hanno spiegato così, e io capì. Però mi sono proprio reso conto in quel momento che avremmo dovuto farne 1000 di quelle riunioni, non 10, perché era stata spiegata in modo che nessuno aveva capito. La percezione del cittadino spesso è che proprio la politica romana sia un po' lontana, sia un po' staccata da quello che è la realtà di tutti i giorni, la quotidianità che uno vive sulla sua pelle. In realtà, secondo te è così o è soltanto la nostra percezione che sembra quella? Perché non tutti i politici fanno come fai tu di muoversi e fare tutti questi incontri, queste riunioni. Quindi qualche volta si ricorderanno che esiste una società reale, con problemi reali. Sì, diciamo che io credo che la maggioranza, diciamo, tanto io vuoto un po' sicuramente, d'acqua, No. Diciamo che la stragrande maggioranza delle persone che io ho visto nelle istituzioni è tutta gente che come me riceve decine di mail al giorno con problemi, osservazioni, critiche, puntualizzazioni e via discorrendo, e quindi credo che, come dire, la percezione di ciò che accade, di quello che è il quadro, ce l'ha. Dopodiché non è così facile, come dire, tenendo presente che il lavoro che facciamo noi, i deputati e senatori, è un lavoro normativo, cioè non è un lavoro, io non sono al governo dove di fronte a un problema prendo un provvedimento, io faccio delle regole del gioco, contribuisco con tanti altri a definire le regole del gioco. Magari delle sollecitazioni, delle... Il passaggio però dalla costruzione della regola, della norma, della legge alla soluzione del problema è molto lungo e articolato. E in questo passaggio qui, che a volte è anche molto burocratico, cioè per dire, noi abbiamo fatto una serie di leggi che erano leggi giuste, importanti, sono oggi attuate al 50%, ma tutto quel percorso di attuazione non è più nostro, cioè è in capo al governo. E se il governo non ha persone che stanno, come dire, col fiato sul collo alla struttura burocratica, il rischio è che, come dire, da quando noi annunciamo il provvedimento, quando ci arriviamo, magari passano dei mesi. Facciamo un brindisi, con l'acqua. Con l'acqua va bene, siamo uguale. Siamo morigeratissimi. Senti, tu sei stato Margherita, renziano della prima ora. Ecco, con Renzi è stato un grande amore, è un grande amore o è stata un'infatuazione? No, io devo dire, contrariamente a tanti altri che lo seguono adesso, io ho colto a suo tempo, e li trovo ancora adesso in Matteo Renzi, diciamo così, una differenza rispetto a tanti altri politici, perché dal mio punto di vista lui aveva colto alcune questioni centrali che erano fondamentali per il futuro del paese. Cioè tutto il tema della necessità di rimettere in moto questo paese perché tornasse competitivo, perché tornasse ad avere tra i propri valori di riferimento il merito, l'efficienza, la capacità di affrontare e di risolvere i problemi, erano le questioni che mi hanno fatto scegliere, diciamo così, di sostenere lui allora, e sono cose che trovo ancora nel suo modo di fare oggi. Quindi tu continui a essere renziano? Sì, poi ci sono tanti aspetti, diciamo così, del suo carattere che non mi fanno innamorare, ecco, diciamola in modo molto semplice, l'ho detto a lui, come io apprezzo molto, come dire, il progetto, l'idea
di paese che lui porta avanti. In certi passaggi. Questo viaggio in treno che sta facendo adesso, secondo te funziona? Porterà a casa dei risultati? Lo vedremo, nel senso che io ho letto come tutti sui giornali i resoconti delle cose che succedono, che accadono, gli incontri che fa. Io credo che l'idea di fare un giro per il paese, di andare a incontrare i più disparati volti della società, dall'impresa all'associazione di volontariato, all'ente locale, a altre questioni, sia una cosa in sé buona. Sul fatto che dia e porti frutti lo vedremo, cioè, nel senso che dipenderà anche molto, ed è sempre un po' qui il discorso, se alla percezione di un clima poi segue una messa in campo di aggiustamenti di tiro coerenti. Senti, ormai siamo quasi in campagna elettorale, dobbiamo dirlo, sì. Perché tanto sappiamo che si andrà a votare in primavera, quindi certo. Camera o Senato per te? Oh, con questa legge qui non deciderò io, me lo diranno. E molto serenamente, se ci saranno le condizioni per farlo, lo faremo. Io ho detto a suo tempo che se c'erano le preferenze mi sarebbe piaciuto fare il Senato, perché ho respirato anche in questi anni un clima molto bello con le persone, quindi mi sarebbe piaciuto ritornare a misurarmi con le preferenze come già in regione avevo fatto a suo tempo e via discorrendo. Ci hanno tolto le preferenze, nel senso che hanno fatto il percorso. Cosa ne pensi del Rosatellum? Rosatellum ha tanti pregi e dal mio punto di vista due limiti. Tanti pregi nel senso che è un sistema che ha una quota significativa di maggioritario, che in sé è buono perché dovrebbe, poi lo vedremo dopo le elezioni, garantire maggiore governabilità e comunque garantisce rappresentanti eletti sul territorio dei cittadini, e questo dal mio punto di vista è buono. Ha liste proporzionali molto brevi, i cui nomi saranno sulla scheda, e quindi da questo punto di vista dovrebbe portare i partiti a non candidare proprio chiunque, la qualunque, come direbbe il comico albanese. Quindi da questo punto di vista sicuramente è positivo. L'impianto della legge in sé non è male, ha dal mio punto di vista due grandi limiti. Uno è che nelle liste proporzionali non ci sono le preferenze, e la seconda è che non c'è il voto disgiunto, cioè non c'è la possibilità di scegliere un candidato sull'uninominale e un'altra lista sul proporzionale, che sarebbe stato, ecco, se avesse avuto questi due ingredienti qua, dal mio punto di vista sarebbe una legge che rasenterebbe la perfezione. Perché ci toglie un po' di libertà di scelta. Il problema grosso è che siamo un po' troppo i voti incanalati per fare una legge con quelle caratteristiche non c'erano, nel senso che Berlusconi ha sempre detto con molta chiarezza che se c'erano le preferenze, se c'era il voto disgiunto, lui la legge non votava. Quindi a te piacerebbero le preferenze, vorresti rimisurarti con un po' di diciamo, a me piacerebbe qualunque grazie, forma di legge che conferisca a tutti gli effetti la potestà di scelta al cittadino. Poi, devo dire onestamente, a me la preferenza non spiace, credo che la preferenza... È un trionfo, scusa ti interrompo, ma è una cosa eccezionale. È uno spettacolo. Quindi mi sarebbe piaciuto così. Detto questo, con questa norma qui vedremo. Cioè io non, sarà anche un modo per sperimentarla a questo punto, perché io non visto che c'è stato questo vedremo, cambiamento, vedremo. Si vedrà poi all'opera, insomma, quando viene applicata che cosa succederà. Senti, quando tu ti sei candidato in regione, insomma, hai ottenuto sempre dei grandi consensi, quindi il territorio si è accorto e si accorge tuttora del fatto che tu sei molto presente e ascolti. E io credo che l'elettore voglia soprattutto questo, che una persona ci metta la faccia. Ecco. Ci sono delle persone che un po' la faccia ce la mettono di meno, ecco. Secondo te, ma perché? Perché uno è un po' pigro, non ha voglia di spendersi, diciamo che oppure chi non interpreta la politica nel vero senso. Lì poi bisognerebbe essere, come diceva quella, nelle scarpe e nella giacca di ciascuno per capire il perché. Io la cosa che posso dire è che i sistemi elettorali che abbiamo avuto fino adesso, e anche questo in qualche misura, non è che incentivano, nel senso che oggi per essere garantito nelle elezioni non è importante avere grandissime consenso sul territorio quanto essere ben voluto nelle stanze alte dei palazzi, e quindi il rischio è che le persone curino di più le stanze alte dei palazzi che non il territorio. E non tanto la base, che poi è quella che esiste. Avrebbe, ecco, il rischio esiste, purtroppo no. C'è. Senti, nella querela, nella battaglia Narzole contro Narzole di qualche anno fa, sì, alla sì, provincia, sì.
la donna alla fine ce l'ha fatta. Gianna Gancia divenne allora presidente della provincia e tu in quel momento lì, con la Lega com'era in quel momento, ti era bruciata quella sconfitta, ti aveva fatto male. Le sconfitte bruciano sempre, cioè è inutile che stiamo a girarci intorno. Io devo dire che mi ero candidato nella convinzione di non tanto di il vincere in sé, ma ero veramente convinto che la provincia potesse giocare un ruolo straordinario in termini di sostegno allo sviluppo in questo territorio. C'era una serie di questioni che avevamo messo a punto nel programma che mi sarebbe piaciuto moltissimo poter mettere in campo, e il fatto di non aver potuto provarci mi era spiaciuto molto, ecco, diciamola in questi termini qua. Il percorso della provincia, quello che è stato dopo, no? Adesso al di là del periodo della presidente Gancia, le province oggi sono state disattivate, tra virgolette, ma in realtà continuano a generare ancora costi, sono lì e non si sa bene dove stiano andando. Sì, in realtà bisogna intendersi bene sulla questione dei costi, cioè nel senso che quando si parla di province ci sono una serie di costi che non sono della provincia, ma sono legate alle funzioni che esercita la provincia. Cioè quando io parlo di manutenzione della rete stradale non è costo della provincia, è costo delle reti stradali. No, infatti, quando io parlo, quelli non sono comprimibili. Però non dovrebbero essere, se si devono disattivare non dovrebbero più esserci, invece continuano ad esserci. Allora, fermo restando che tutto il percorso di riforma che era stato messo a punto era stato pensato in un'ottica di fase intermedia dentro la riforma dello Stato che veniva fuori dalla modifica costituzionale, che non essendo stata approvata, come dire, rimette in discussione anche la fase intermedia sostanzialmente. Ma il ragionamento che era stato fatto non era concettualmente sbagliato, cioè il ragionamento era di dire: se noi togliamo, cosa che è stata fatta, tutte quelle funzioni che non erano e non sono delle province, tutta una serie di funzioni, parti di funzioni di agricoltura, di formazione professionale, di politiche attive del lavoro che sono tornate alla regione e dal mio punto di vista era necessario farlo perché era diventato un casino, cioè sull'agricoltura noi avevamo l'Unione Europea che faceva le regole, lo Stato che recepiva in parte le regole, in parte le gestiva propriamente, in parte le andavano alle regioni, le regioni le gestivano in parte propriamente, in parte le gestivano tramite le province, diventava una roba dove in 20 concorrevano alla decisione e bastava uno a prenderla, quindi da questo punto di vista togliere quel livello, io quando ho fatto l'assessore uno dei problemi più grossi era che tutte le cose che erano ovvie e che dipendevano da assunzioni di responsabilità che la regione aveva fatto, poi io dovevo negoziarla con gli assessori provinciali che politicamente, se erano dalla mia parte, mi aiutavano a farle, se no mi contrastavano perché erano politici. Cioè, questa roba qui non ha nessun senso e quindi andava fatta. Le funzioni che sono proprie della provincia sono funzioni che sono non tanto della provincia quanto del territorio, gestite a livello di dimensione provinciale. Nel senso che quando noi parliamo della rete stradale non è che è una funzione della provincia, è una funzione del territorio. E basterebbe un ufficio più snello? Basterebbe. In quell'ottica lì la provincia la esercita in quanto, come dire, incaricata di far questo dai comuni. Ed è per questo che l'elezione è di secondo grado e non più l'elezione diretta, perché in realtà sono i comuni in forma associata che gestiscono quelle funzioni. Lo stesso vale per la scuola, i comuni gestiscono le scuole le materne, le scuole elementari e medie, e le scuole superiori vengono gestite direttamente dal livello provinciale sostanzialmente, ma in realtà è una sorta di gestione in nome per conto di un'area territoriale. Senti, anche già soltanto a parlarne è molto complicato. È molto complicato. La infatti nostra realtà italiana è complicata, siamo con strati e ristrati di leggi, leggine, certo. E parliamo sempre di semplificazione. Riusciremo mai ad avere un po' di vera semplificazione? Io ci devo state dire, lavorando su questi temi qui ci stiamo lavorando molto. Il problema grosso della semplificazione è che c'è un fraintendimento. Allora, ci sono due problemi. Uno è che noi abbiamo una struttura burocratica che, messa di fronte per le scelte di legge che sono state fatte, al fatto che, come dire, deve rispondere delle scelte che fa, ovviamente tende a cautelarsi con tanta carta che dimostri che ha fatto tutto il possibile per essere. E questo tipo di impianto è un impianto che non porta alla semplificazione. Noi abbiamo, cosa di cui io sono assolutamente convinto, abbiamo creato un'autorità anticorruzione che sta facendo un lavoro egregio,
ma sta facendo anche tanta burocrazia, perché ovviamente continua a emanare circolari che dicono come bisogna comportarsi. E quindi continuiamo a generare. Cioè il rischio è, come dire, e non è una sintesi facile. E l'altro tema grosso è che ci sono una serie di materie che andrebbero affrontate in modo diverso, ma che nascono da fatti che chiedono di essere affrontati. Faccio un esempio molto banale: quest'estate è successo la vicenda di Torino con i 1500 feriti, ok, quella roba lì ha generato un inasprimento sul piano della burocrazia per quel che riguarda gli eventi pubblici, che da una parte sta creando dei problemi dappertutto, allora, anche qui da noi. Certo, quindi il tema grosso è probabilmente di ripensare la modalità, scindendo tra le cose che concretamente devono essere fatte e la carta che ci sta intorno. E questo però richiederà una sorta di mezza rivoluzione. Ahimè, non lo so se io e te la vedremo. Sai. Ci stiamo provando. Devo dire che tutta una serie di norme che sono state fatte legate ad esempio all'informatizzazione vanno in quella direzione. Sta diventando freddo il tuo piatto, che eccezionale, guarda, un fritto. È una meraviglia. Così è veramente quasi un peccato mangiarlo perché è troppo bello, però vale proprio la pena. Senti Mino, siamo, come dicevo prima, in odore di elezioni. Dammi un po' la schedina delle percentuali. Quanto avrà il PD? Sarà il primo partito? Continuerà a esserlo? Io sono convinto di sì. Credo che il Partito Democratico ha tutte le carte in regola per essere il primo partito in Italia. E credo che l'avvio poi della campagna elettorale, necessariamente farà una scelta sul territorio. Cioè, quello che noi oggi vediamo, tutto uno spezzettamento di voti, si semplificherà per necessità, perché poi le persone acquisiranno la consapevolezza che voteranno per dare un pezzo di rappresentanza a tutti, ma soprattutto per decidere chi governerà il paese. Ma alla fine noi siamo ancora alla ricerca di partiti. Nonostante tutto, c'è stato questo grande cambiamento e sono morti i partiti, sono nati i movimenti, ma in realtà poi ci mancano dei punti di riferimento. Oggi non ci sono grandi scuole di politica, forse ci vorrebbero, cosa ne dici tu? Sono assolutamente d'accordo. Io devo dire, tra le tante cose, che ringrazio ancora oggi i percorsi di formazione sociopolitici che allora organizzavano le diocesi e a cui ci siamo formati in tantissimi, che oggi sono impegnati in tanti luoghi delle istituzioni e non soltanto. L'esperienza della cooperazione ti ha aiutato? Molto. Molto, perché io avevo delle esperienze abbastanza monotematiche, cioè io fino a quel punto mi ero occupato d'agricoltura in generale, ma soprattutto di frutticoltura, perché era quello il campo in cui io operavo, e un po' di zootecnia, perché sia mio papà che mio suocero avevano allevamenti. Quell'esperienza mi ha aperto mondi che fino allora non avevo conosciuto, tutto il mondo della cooperazione sociale, il mondo della cooperazione di lavoro, il rapporto col sindacato, le industrie, tutte le politiche. Vi senti ancora il mondo di cooperative, lo senti ancora? Sì, io ho continuato. Hai rapporti con loro? Con tantissime cooperative, tantissimi cooperatori, tantissimi soggetti che operano, ma anche perché poi quel mondo è un mondo che gestisce tantissimi aspetti della vita quotidiana di tantissime comunità, quindi non è... Poi è trasversale, le cooperative, certo, si trovano un po' in tutti i settori economici. Assolutamente. Non è così? Senti, per la campagna elettorale ti stai già organizzando? Assolutamente no. Avrai un camper, avrai qualcosa? Penso che ci penseremo quando avremo capito cosa succede a gennaio in poi. No, io non... A parte che io credo che la campagna elettorale in sé non serve a nulla. Nel senso che dentro la campagna elettorale uno fa una sorta di rinfrescata su ciò che ha fatto nei 5 anni. Neanche un restyling, proprio una, come dire, come se desse una rinfrescata, una spolverata a ciò che ha fatto nei 5 anni. Quindi o ha lavorato nei 5 anni e in quel momento può fare quel lavoro lì, se no io ho conosciuto colleghi che poi non sono neanche stati eletti alle regionali, ha speso 400.000 euro per una candidatura, ma quello è un concetto di politica proprio non, dal mio punto di vista è fuori dal mondo. Intensificherai, ecco, un po' le riunioni, gli incontri? Ma io in realtà ho continuato in questi 4 anni a fare riunioni tutte le sere che avevo, più di quello. Quindi comunque più di così non fare. Si può fare. Ma c'è anche il tuo sito, Mino Taricco. Quello. Anche lì ho fatto... Ma cos'hai, uno staff che ti aiuta? No, io diciamo che ho due persone a part time che collaborano con me,
Una è la Claudia Carli, che lavora a Cuneo e mi fa un po' tutto un supporto di segreteria, di invio delle newsletter e di questa roba qua. E poi c'è una ragazza di Torino che mi aiuta nella predisposizione degli atti normativi e nelle interrogazioni, queste robe qui, e mi fa un po' da, diciamo, sostegno sulla stampa, sulla comunicazione. Quindi uno staff snello. Però insomma, sulle cose che scrivo sul sito, roba genere, quelle scrivo anche io. Anche i commenti. I commenti, le cose faccio io. Hai sempre un commento. Diciamo per che io ogni ho fatto una scelta di utilizzare questi strumenti per fare, come dire, informazione. Se tu guardi il mio sito, le mie pagine non parlano di tutto e di più, parlano delle cose che facciamo, ecco, nel senso che credo che gli strumenti di informazione, per quel che mi riguarda, sono quella roba lì, ecco. Io poi se pagherà o non pagherà, senti, lo vedremo. Hai raggiunto un physique du rôle perfetto, ma hai detto che sei diventato più sportivo di prima. Quando è che hai tempo per andare a fare sport? Tra una riunione e l'altra? Ho scoperto due momenti molto belli. Uno è al mattino presto, alle 6 del mattino, a Roma. Ma che quando sei a Roma ti metti a correre? Sul Lungo Tevere, è bellissimo. E poi la cosa che invece soltanto degli ultimi mesi non avevo mai sperimentato, la sera tardi. Ma tardi vuol dire alle 11 di sera. Alle 11 di sera, finito di... Sempre a Roma? Finito di far cena. Ma non hai paura? No. Città sicura, sei sicuro? Io sono anche abbastanza grande e grosso, quindi... Non si fanno brutti incontri, no? Si vede un sacco di roba... Strana? Di tutti i generi, ecco. Però devo dire che è illuminato il Lungo Tevere e io faccio la parte di Trastevere, poi scendo giù sul Lungo Tevere, che comunque è tutto illuminato, bellissimo, e vado fino al... Corte di Cassazione, dopo il Castel Sant'Angelo, poi salgo sopra e faccio, torno indietro da sopra. E poi torni indietro e ti fai una bella dormita. Arrivo perché a casa, dopo faccio la doccia e mi metto a dormire. E sei bello rilassato. Ed è molto bello, devo dire. È una bene, cosa, una con scarica. Questa ultima immagine di Mino Taricco in tuta che corre sul Lungo Tevere, noi chiudiamo questa piacevolissima intervista. Ti lascio mangiare il fritto, perché se continuiamo a parlare questo fritto diventa freddo e poi perde veramente la sua qualità. E Mino, in bocca al lupo, perché ormai il momento è maturo per cominciare di nuovo una kermesse, che tu lo voglia o no, ci sarà. Vedremo. Noi ti auguriamo. Guarda, io sono sempre stato molto sereno anche ai tempi delle elezioni provinciali, okay? Perché ho sempre pensato che quello che io sto facendo è un servizio, perché comunque è un'esperienza straordinaria che dà tantissimo, ma è anche un'esperienza tosta. E quindi, insomma... E quindi, finché piace, i cittadini mi daranno l'incarico di farlo e ci saranno le condizioni per farlo, lo farò. Il giorno in cui questo dovesse non succedere, nessuna tragedia, farò qualcos'altro di bello comunque. Hai già pensato cosa fare, no? Ho tante idee. L'agricoltore? Ho tanti progetti pronti nel cassetto. Ce li racconti un'altra volta. La prossima intervista. Buon fritto. Buon appetito a te.